Giornata impegnativa per le siciliane della pallanuoto. Nella dodicesima e penultima giornata della regular season, il Telimar Palermo ha ospitato la corazzata Pro Recco perdendo per 5-15. La Nuoto Catania mette in cascina un altro punto in classifica pareggiando 14-14 contro la Astra Nuoto Roma, mentre Ortigia è stata impegnata nell'ultima giornata del group stage di LAN Eurocup contro il Primorac Cotor, ottenendo una vittoria per 12-18 che vale il passaggio al turno successivo. Il Telimar ha ospitato i campioni d'Italia ed Europa per una partita dal risultato già scritto. L'avvio di gara è tutto in discesa per i recchielini che arrivano all'intervallo lungo sul risultato di 2-11. Al rientro in vasca, il Telimar chiude bene in difesa e riesce a contenere i liguri, ma ormai la partita è compromessa. L'ultima frazione di gioco non regala particolari emozioni e il match scivola tranquillamente fino al suono della sirena con il 5-15 finale. Arrivavamo a questa partita in una situazione mentale non ideale perché soltanto 3 giorni fa siamo usciti alla Coppa perdendo di un solo gol, un match tiratissimo, giocando con grande capacità ed intensità. E trovarsi di fronte il Recco, la squadra più forte del mondo, in una forma così smagliante, non ci ha dato chance. Abbiamo iniziato peraltro in maniera assolutamente sottotono, prendendo 6 gol uno dietro l'altro. Per cui non siamo riusciti a essere mai in partita, a differenza degli anni scorsi in cui avevamo lottato almeno per 3 tempi. La Nuoto Catania riesce a contenere l'Astra Nuoto Roma, spegnendo forse le speranze dei capitolini di rientrare nel round scudetto. Una partita intensa con gli etnei che hanno anche tentato una fuga nella seconda frazione, portandosi avanti di 4 reti. Il tecnico Giuseppe Dato ha dichiarato: è stata una partita intensa e nervosa, come era prevedibile che fosse tra 2 tipologie di squadre giovani che si somigliano. Abbiamo sofferto molto l'uno contro uno e abbiamo preso troppi gol dal centro. La squadra gioca e produce, ma a tratti deve essere più incisiva. Abbiamo sprecato molte occasioni sotto porta. Gioia per il Circolo Canottieri Ortigia, che in trasferta batte il Primorac Cotor 12-18 e, grazie alla differenza reti, si qualifica alla fase successiva proprio a discapito dei montenegrini. Una partita sempre condotta dai siciliani, con un'ottima difesa e una buona gestione dell'uomo in meno. Il tecnico Piccardo è molto soddisfatto. Avevamo l'idea che, anche se fossimo andati sotto, saremmo dovuti rimanere quadrati, perché se avessimo fatto un certo tipo di gara, poi questa avrebbe preso la direzione giusta. Così è stato, ci godiamo la vittoria e festeggiamo, ma poi dobbiamo subito pensare alla partita di martedì contro il Quinto. Non ci siamo depressi quando tutti pensavano che eravamo eliminati, non ci esaltiamo oggi che abbiamo fatto un'impresa.